Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport. Oggi presentiamo il big match della prossima giornata del campionato di Serie C, Girone C, quello tra Bari e Ternana. Una partita che a mio avviso dovrebbe essere in grado di accendere e riaccendere entusiasmi per certi versi sopiti. Cercheremo di capirlo anche dandovi i dati della prevendita che ci sono stati appena forniti. Però prima permettetemi di presentare i miei ospiti. È già inquadrato Marcello Sansonetti, responsabile all'interno del Bari del progetto Generation, del certo, quale parleremo sì. diffusamente. Ciao Marcello. Ciao Enzo e buonasera a tutti, grazie. Sei con Barbara, forse dopo tanto tempo. So con Barbara o con Cristian nel pomeriggio, adesso ti, serale. Ti dai. Tocca stare con me oggi. Assolutamente, è un piacere, un onore. Gli altri miei ospiti, un barese estremamente competente, grande conoscitore del campionato di Serie C, Domenico Fracchiolla, fino allo scorso anno direttore sportivo del Francavilla. Ciao Domenico. Buonasera a voi, grazie Enzo. E poi Dulcis in fundo. Il professor Gianni Antonucci, professore, ben ritrovato. Vabbè, da una settimana che non ci sentiamo e non ci vediamo. Ma oggi ti sei divertito perché Bari Ternana ha un passato. No, oltre al passato di Bari Ternana, io faccio una considerazione. Perché quando abbiamo battuto la Cavese 5-0 con Catuzzi, abbiamo fatto un poco di preoccupazione fra la gente che veniva alla Lazio. Ebbene, la Lazio l'abbiamo battuta dopo la Cavese. Perché non dobbiamo battere la Ternana dopo il 4-0 alla Cavese. Come si chiama? Alla Cavese. Cavese, Cavese. Oggi sarà un ping pong fra lo studio centrale e la premiazione Xen. Perché all'interno di questa premiazione viene premiato anche Mirko Antenucci, che tra poco sarà ai nostri microfoni. Peraltro è un giocatore parecchio atteso perché è l'ex della Ternana. Lui ha giocato 2013-2014 con la Ternana, 40 partite e 19 gol. Credo che sia stata la sua migliore stagione a livello realizzativo. Ma è un incrocio incredibile di ex, perché anche nella Ternana ci sono dei giocatori che hanno lasciato anche il segno in maglia biancorossa. Uno su tutti, senz'altro, Marino De Fendi, che è stato il capitano del famoso Bari della remontata, ma non dimentichiamo che c'è anche un barese, Anthony Partipilo, che Domenico Fracchiolla conosce molto bene perché era a Francavilla ed è stato addirittura il capitano di quella squadra. Di Noia non ci sta più nella Ternana. È stato il capitano della nostra squadra, l'ho presi due anni fa dal Biceglie, lui era Biceglie, aveva vinto il campionato, poi non stava andando bene, a gennaio facciamo la scommessa di Anthony, si è trasformato con noi in una seconda punta perché lui a Bari è stato sempre utilizzato il settore giovanile come attaccante esterno, però in una gara Bari-Foggia è poi l'unica che lui ha giocato la maglia del Bari. In realtà mi ha detto, perché l'ho sentito, di aver giocato uno spezzone di una partita con Torrente Bari-Novara e poi ha giocato Bari-Foggia titolare. Che giocò punta centrale. Sì. Io ricordavo quel Bari-Foggia e dissi a Gaetano D'Agostino, mettiamo nel 3-5-2 e facciamo giocare vicino un'altra punta. E lì è stata la trasformazione della sua carriera, perché oggi gioca seconda punta o trequartista nella zona centrale, mentre prima lui era relegato sull'esterno. Ragazzo di San Girolamo, che valore ha secondo te Partipilo? L'anno scorso ha fatto molto bene, negli ultimi due anni ha fatto benissimo, ormai è un giocatore che salta l'uomo, fa proprio la differenza, è diventato conscio delle sue potenzialità, lui era un talento nel settore giovanile del Bari, però ha ritardato un po' la crescita. Secondo me l'ambiente di Francavilla è stato fondamentale per lui, perché anche il fatto di farlo capitano l'ha responsabilizzato. Ora è stato pagato anche tanto dalla Ternana. Certe volte, 5 anni, quindi è una serie davanti. Insomma. Certe volte l'aspetto psicologico è molto importante, perché magari lui ha sentito un po' di pressione all'inizio e quindi non ha reso per quelle che erano le sue qualità. Ha fatto un Bari non è mai facile. Sì, però poi è sceso nei dilettanti e lì ha trovato le motivazioni per potersi esprimere secondo i suoi standard. Quindi devo dire che in questo momento in Serie C è un valore. E poi sentito che vuole ritornare, quindi sarebbe anche naturale, insomma. Ha detto che ha comprato almeno 20 biglietti per assistere a questa partita, sì, ma lui seguito sempre dai genitori, dappertutto. 20 biglietti, ha detto minimo 20 biglietti mi serviranno per la mia clac. Allora, prima di andare da Tiziano Tridente, credo in diretta dall'hotel Romanazzi Carducci, io mostrerei l'intervista realizzata questo pomeriggio da Michele Carofiglio in esclusiva per noi al tecnico del Bari Vivarini, così aggiungiamo ulteriori spunti di riflessione. Vivarini. Mister, domenica big match al San Nicola contro la Ternana, le chiedo secondo la sua esperienza come si affrontano queste partite dal punto di vista tattico e dal punto di vista psicologico.
Ma è partita bella da affrontare una squadra, diciamo, che è prima in classifica. Però in questo momento qua noi dobbiamo essere esclusivamente concentrati su noi stessi, perché stiamo portando avanti un certo tipo di percorso. È chiaro che viene una partita importante da affrontare e lo dobbiamo fare con la concentrazione che abbiamo avuto in queste due partite, soprattutto sull'acquisire diciamo dei concetti e soprattutto un lavoro di squadra che ci permetta poi di essere competitivo magari a lungo termine, perché la cosa importante è proprio quello, cercare di avere standardizzato le prestazioni per tutto il campionato. E passa anche da queste partite difficoltose, ma la concentrazione della squadra deve essere rivolta esclusivamente al miglioramento della prestazione. In settimana ci sono stati dei recuperi importanti per quanto riguarda gli infortunati. Possiamo dire che finalmente ha potuto lavorare da quando è qui con la rosa al completo? Sì, è una cosa importante, perché bene o male riesco a conoscere un pochettino tutti. È chiaro che si sta lavorando con diversità rispetto a come si lavorava prima, e in questo momento qua abbiamo dovuto essere molto attenti a non creare degli scompensi troppo grandi, soprattutto anche a livello fisico. Però è importante che abbiamo messo un'altra settimana di lavoro, che è, per il discorso che ho detto prima, ci permette, insomma, di andare sempre a cercare dei miglioramenti. Infine le chiedo se questa, una possibile vittoria, può essere fondamentale non solo per la classifica, ma anche poi per poter lavorare serenamente in settimana, magari apportando qualche modifica all'assetto tattico. Ma purtroppo, allora, il percorso che dobbiamo fare noi è un percorso a lungo termine. È chiaro che la squadra deve migliorare tanto, e i risultati servono per, diciamo, avere la tranquillità per acquisire meglio i concetti. Nel calcio è un po' difficile, perché chiaramente i risultati sono sempre importanti, la gente vuole sempre il risultato, però per me la cosa più importante è che riusciamo a ripetere le prestazioni di livello alto, e questo ci vuole il tempo, ci vuole pazienza, ci vuole grande sacrificio e grande applicazione sul lavoro da parte di tutti. Grazie a Michele Carofiglio e al tecnico Vivarini. Sto a chiedervi, insomma, Gianni, dimmi tutto. Ti piace questo Vivarini? Ti ispira fiducia, ora di là dei risultati? In realtà si rassomiglia a Nando Gazzolo, il figlio di Lauro Gazzolo, anche lui attore e doppiatore. Altri l'hanno voluto paragonare o rassomigliare a Ranieri, altri l'hanno voluto rassomigliare a Ranieri, sì. Eh? A Ranieri, dice. Sì, sì. Però io sono dell'avviso, non è che sia uguale, però c'ha più lo stile di Nando Gazzolo, che era un bravo attore, è stato ed è stato un grande doppiatore. Al di là delle allora, somiglianze, si presenta sì. Bene, anche perché oggi il fisico, l'aspetto, direi così, dell'immagine è conta, anche insomma, importante. Dai, okay, è anche importante. Ora vedremo se è capace di portare il Bari in Serie B. Ora, questo è tutto. Al di là delle somiglianze, come dire, estetiche, insomma, fisiche, tu c'eri il giorno della conferenza sì, stampa c'ero, di Vivarini. Sì, e sinceramente mi ha colpito tanto, perché tutti quanti gli allenatori che vengono si sentono di dover dare delle motivazioni all'ambiente, di dover testimoniare questo ambiente, questa piazza importante. Lui invece ha messo se stesso al centro del rilancio, e quindi ha detto: io sono venuto qui a Bari perché ho bisogno per la mia carriera di recuperare qualcosa che mi è stato tolto, che non sono riuscito a raggiungere. Quindi utilizza in discussione. Sì, lui utilizza la piazza di Bari per arrivare a dei traguardi importanti personali. È importantissimo, a mio avviso, perché sai, di solito uno arriva all'allenatore dice: io motivazionale, un allenatore che viene a Bari dice: non so se sono all'altezza della piazza, prometto di dare il meglio di me stesso. Però lui invece
invece è sicuro di quello che è il percorso che deve fare con il Bari. Domenico Fracchiola, il gioco palaterra di Vivarini, che vuole il fraseggio, insomma un gioco anche abbastanza raffinato, se vogliamo. Non l'abbiamo ancora visto del tutto, però si capisce che va in quella direzione. In C funziona o non funziona? Questa è la domanda che ti faccio. Io dico che Vivarini, più che il bel gioco, è l'organizzazione, perché le sue squadre hanno sempre avuto una idea di calcio, più che un calcio spettacolare, che io sul calcio spettacolare ho sempre i miei dubbi. Penso che sia fondamentale l'organizzazione. Vivarini in B ha sempre avuto questo know-how, l'ha avuto anche C col Teramo con i due attaccanti, la Padula e Donnarumma, che con lui hanno fatto una stagione straordinaria, e già Bari ha dato questa impronta, già la squadra, io l'ho vista col Monopoli, anche se non si poteva vedere granché, e mi è sembrato già che ha dato un'organizzazione, i giocatori sanno quello che devono fare, questo è fondamentale in C. Poi il bel gioco arriverà col tempo, però già aver dato un'organizzazione, aver dato un'idea, già siamo passi avanti. I giocatori ne stanno parlando molto bene, insomma, ho sentito frasi che francamente lasciano intendere proprio come i giocatori avessero bisogno... Si staccano dal passato. Dal passato, di staccarsi dal passato e di aggrapparsi a una nuova idea di gioco. Si è capito, alcune dichiarazioni, Costa... lo seguiremo fino alla morte, che è una frase molto, molto forte. Sì, è bello anche il fatto che abbia curato in particolare, no, parlavi di Costa, si sono visti dei video di partite che non erano andate bene e ha cercato, ha lavorato sull'errore, ed è importante. Poi chiaramente è molto evidente la sua mano, si vede proprio da come il Bari va a prendere alta la squadra avversaria, che siamo sempre in C, quindi non troviamo grandi fenomeni. Abbiamo visto la Cavese che pensava di giocare facile da dietro, invece ha avuto grandi difficoltà, e noi siamo andati subito a nozze, perché una volta ripresa la palla sulla tre quarti, con la qualità che abbiamo lì davanti, poi siamo facciamo male. Porta facile. Gianni, vorrei anticipare l'aspetto statistico di Bari Ternana. Tu hai portato tante cose, però giusto i dati sommari dei precedenti fra Bari e Ternana, quante volte si è disputata questa partita? Innanzitutto a Bari si è giocato 21 volte, 19 in Serie B, una in Serie C e l'altra molto tempo fa, nel 1927, quando non si chiamava Ternana ma si chiamava Terni. E noi abbiamo vinto il campionato di Prima Divisione Sud insieme con la Fiorentina e vincemmo 2-1 con il Terni, e la Gazzetta uscì su 9 colonne il titolo: il Bari fa lo sgambetto al Terni. Peraltro, non ero nato io ancora. Hai detto Gazzetta, io vorrei cogliere l'occasione per esprimere la massima solidarietà ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno, perché insomma leggiamo notizie davvero poco rassicuranti sul futuro del quotidiano storico della nostra proprio città. Stamattina parlavo con Fabrizio Netti, che mo faranno dello sciopero se non si raggiunge un'intesa. D'accordo. In effetti è una cosa grave, anche perché il problema non è soltanto residenza alla Gazzetta del Mezzogiorno, è un problema che investe molte aziende nella zona. E sai com'è? Uno non sa da dove si deve muovere, non sa come si deve muovere. È così. Allora io chiedo alla regia se riusciamo un attimo già ad andare da Tiziano Tridente, che ripeto è il nostro inviato alla premiazione XEN, Centro Sportivo Nazionale Educazionale, che oggi assegna i premi come ogni anno, e uno dei premi sarà riservato per l'appunto a Mirko Antenucci. Non l'unico, perché se non sbaglio dei riconoscimenti speciali alla carriera verranno assegnati a due bandiere del Bari come Giovanni Loseto e Totò Lopez. Tiziano, possiamo vederti almeno in onda? Non so se è la possibilità di dirci qualcosa, che punto siamo, quanto dobbiamo aspettare per avere la possibilità di parlare con Antenucci. Prego la regia di darmi un cenno, perché vorrei andare adesso all'hotel Romanazzi Carducci per questo collegamento. Vedo un po' Tiziano nella penombra, andiamo da lui, andiamo da Tiziano Tridente per qualche istante e proviamo a dialogare con lui per sapere quanto dobbiamo aspettare per avere Mirko Antenucci ai nostri microfoni. Ciao Tiziano.
Ciao Enzo, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti in studio. Dobbiamo aspettare ancora qualche minuto perché Mirko Antenucci in questo momento è sul palco, quindi qualche minuto ancora e saremo qui con lui. A te. Ovviamente ti chiedo anche di portare nella tua postazione altri ospiti, altri premiati, insomma sarebbe bello poter almeno salutare Giovanni Loseto e Totò Lopez, che parliamo di pezzi di storia della nostra squadra. Possiamo anche aprire le telefonate 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. Tra poco avremo anche un collegamento con un grande ex, uno che ha vestito entrambe le maglie, visto che è una partita di questo genere. Però qualche informazione in più la vorrei sulla Ternana. È una capolista per caso o una capolista che può stare benissimo al primo posto del girone C di Serie C? Sì, sì, in questo momento è una capolista importante perché ha avuto un inizio con partite agevoli, poi dopo ha superato lo scoglio della Regina pareggiando in casa, ha vinto a Francavilla, che è un campo difficile. Ha perso una partita, ha vinto col Monopoli. Col Monopoli. Sì, sì, in casa. Ha perso in casa. Diventa la mina vagante, sì, in questo campionato. L'inizio della Ternana ha giocato contro Rende, Rieti, quindi è stato un inizio un po' soft che ha avuto la Ternana. Dopo però ha fatto partite importanti, anche ha vinto col Catania in casa, ha pareggiato la Regina, ha vinto a Francavilla. È un avversario difficile con giocatori importanti perché davanti a una batteria di attaccanti, anche se vantaggiato al di là, un po' in là con gli anni, lo stesso Marilungo, però comunque insieme a Torromino, Furlan, lo stesso Partipilo, sono giocatori importanti per la categoria. In mezzo al campo hanno giocatori come Defendi, Paghera, non mancherà Palumbo che è squalificato, però c'è anche Salzano che dopo l'infortunio dell'anno scorso al crociato ha recuperato e ora sta bene. Dietro alla coppia centrale Suager, Bergamelli. Suager quest'anno sta facendo bene, al contrario di quello che ha fatto a Bari quando venne. È una squadra interessante, una squadra, e poi soprattutto terzino sinistro è Carlo Mammarella, che è chiaro che non ce la fa sui calci piazzati, infatti fanno uno schema particolare che mettono la palla direttamente. Siamo più forti noi, è inutile, sì, che sì, è per piacere, basta, abbiamo creato, è diventato Real Madrid. No, una buona squadra. Allora facciamo i nomi della squadra nostra. Abbiamo affrontato i squadroni, ma vabbè, non mi fate parlare. Pubblicità, poi torniamo insieme. Paura della Ternana. City Moda è presente a Modugno e presso il parco commerciale Barimax. Forte Pan con semi di lino e girasole. Grazie al naturale apporto di Omega 3 aiuta a controllare il colesterolo. 3 fette ogni giorno per stare in forma. So che è buono perché lo faccio io. T-Cross, tua da 17.900 euro. Vieni a scoprirla da Volkswagen Centrum Bari. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi! E per quanto vuoi, per un giorno, per una settimana, per un mese. La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra. Concessionaria dei marchi Takeuchi, 10, Mosa, Compeir, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più. Vieni a trovarci a Modugno Bari oppure contattaci allo 080 537 5521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata.
CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid a 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Caffè Creme è l'esperienza sensoriale che aspettavi. Caffè Creme Academy è accademia del gusto per appassionati, cultori, professionisti. Formazione certificata della prestigiosa tradizione del migliore espresso italiano e non solo. Non chiamarla solo Academy, è Caffè Creme. Caffè Creme Academy è in via dei Bucaneve M3 a Modugno Bari. www.caffecreme.it. Ne stavamo parlando a telecamere spente, insomma, con Bari Ternana inizia un ciclo di gare impegnative per il Bari, al di là di quello che dice il professor Antonucci, secondo il quale il Bari le deve vincere tutte, anche noi lo pensiamo, però giocare contro la Ternana, poi devi giocare ad Avellino, che è sempre stato un campo un po' fastidioso per il Bari, poi ricordiamo che la gara con l'Avellino è stata anticipata alle 3 di domenica l'altra, poi giochiamo col Catanzaro. Doveva essere domenica alle 5:30, invece alle 17:30, invece alle 15 Bari Avellino. Avellino Bari. Ricordiamo che Bari Ternana era alle 17:30 perché c'è insomma un po' di confusione sugli orari. Poi il mercoledì l'altro c'è Bari Catanzaro in notturna. E poi questo miniciclo, diciamo così, abbastanza impegnativo, si chiuderà con la trasferta di Catania. Quindi avremo Catania, Bari. Staremo. E pure loro devono incontrare noi, Tra poco. Tra poco da Tiziano Tridente con Mirko Antenucci, che sta ricevendo il premio Xen, non so, vedo nella penombra Tiziano, non so se in compagnia o è rimasto ancora da solo. Andiamo da Tiziano un secondo. Tiziano, vogliamo vederti, vediamo un po'. Eccolo qua, c'è Antenucci. Prendiamo le sue dichiarazioni. Non ci siamo ancora noi? No. Allora aspettiamo qualche istante, perché poi Antenucci lo avremo da soli, diciamo, ai nostri microfoni, visto che ricordiamo Radio Bari, la radio ufficiale del club biancorosso. Allora, vi do un dato sulla prevendita, vediamo un po' cosa mi è stato scritto poco fa. Il dato sulla prevendita è che sono stati venduti al momento 3.144 biglietti, di cui 131 in settore ospiti, il che vuol dire che sommati agli oltre 7.000 abbonati siamo sugli 11.000 più o meno spettatori, insomma vuol dire che la proiezione, a meno che domani non ci sia un forte risveglio, è domenica, perché domenica si può sempre comprare il biglietto, diciamo proiezione 15.000? Vogliamo fare questa previsione? Non miglioriamo il record stagionale, quindi rischiamo di non migliorarlo, perché il record è stato con la Regina, si sperava qualcosina in più, perché insomma le 17:30 della domenica è un orario insomma buono ottimale, ho sentito della gente che diceva, ha detto per strada, torno allo stadio in occasione di Bari Ternana, quindi francamente anch'io avrei sperato, spererei in qualcosa di diverso, 17-18 mila, insomma, 20 mila sono difficili da raggiungere. Stiamo a vedere, perché i baresi hanno un po' l'abitudine anche di comprare il biglietto all'ultimo momento, no Gianni? I baresi hanno l'abitudine di comprare il biglietto all'ultimo momento, no? Certo. Ma è una partita di pallone. Ma ti ricordi vinceremo. Io me la sento questa vittoria. Un attimo, perché Tiziano Tridente è con Mirko Antenucci, allora andiamo da lui. Tiziano. Sì, eccoci Enzo, con Mirko Antenucci, appena sceso dal palco del Xen. Mirko, antivigilia di Bari Ternana, come avete vissuto questa settimana di preparazione alla sfida con la prima della classe? Ma l'abbiamo vissuta, la stiamo vivendo molto bene, stiamo facendo una grande settimana, la stiamo preparando nel migliore dei modi, perché richiede attenzione questa partita, è una squadra forte che è prima in classifica e quindi una gara molto importante per noi, delicata, ma la stiamo preparando nel migliore dei modi. Quali sono i punti di forza della Ternana secondo te?
Ma davanti sono molto bravi, stanno facendo bene, ma è un po' tutta la squadra che ha delle qualità importanti, ma noi non ci vogliamo assolutamente far intimorire da questo, anzi siamo pronti a battagliare e a cercare di fare la partita. Tu a Ternana ci sei stato, oggi hai scritto sui social, non sarà una partita come le altre, quali emozioni stai vivendo e come affronterai questa partita? Ma io ho vissuto un anno bellissimo lì a Terni e mi sono legato a quella città come in altre in cui sono stato, perché mi piace anche vivere il calcio, il fuori, quello che avviene fuori dal calcio. Però domenica sarà una partita importante per noi, quindi Terni è stato il passato, adesso c'è il nostro campionato. Sempre sui social in settimana hai dedicato un post a Valerio Di Cesare, il capitano, alla vostra amicizia. Com'è nato questo rapporto con lui? Quanto sei legato? Raccontaci un po'. Ma Valerio è un ragazzo straordinario, ci conosciamo da quando abbiamo vinto il campionato insieme a Torino, quindi più o meno 7-8 anni fa, e da allora ci siamo sempre sentiti, e è un mio amico, quindi mi ritengo fortunato ad avere un amico insieme a Pippo Costa, che è un altro amico nello spogliatoio, perché comunque ci aiutiamo a vicenda, ci consigliamo, ci confrontiamo. Comunque abbiamo anche una certa età, quindi abbiamo un pochino più di esperienza rispetto agli altri, e questo può far sì che rinforzi sia la nostra amicizia che aiuti la squadra in alcune situazioni. Sotto quel posto sono arrivati anche dei cuoricini da Floriano, un Nellia che ti sfotticchiava un po', è sintomo di comunque un gruppo forte, anche magari da chi in questo momento sul campo è un po' meno protagonista, e questa è la forza del Bari anche. Sì, l'ho detto prima, io davvero ho conosciuto poche volte un gruppo così di ragazzi per bene, che si rispettano, che stanno bene all'interno dello spogliatoio, anche fuori dal campo, e ovviamente dispiace per chi in questo momento non sta giocando, perché è la cosa più brutta in uno spogliatoio vedere ragazzi che non giocano, però sono convinto che chi in questo momento sta avendo meno spazio potrà essere determinante più in là o già domenica, quindi dovrà essere la nostra forza, non 11 giocatori ma 25-26, quanti ne siamo. Abbiamo parlato di Valerio Di Cesare, ti faccio un'altra domanda su un personaggio a cui evidentemente sei molto legato. Ci spieghi questa storia del bacio dopo ogni gol a Gianni Piccar? Oh, Gianni è un grande personaggio, persona simpatica, disponibile, e quindi è nato così per gioco questa esultanza, e spero di dargli più baci possibili sulla testa. Vediamo se riesco a farti qualche domanda da studio, Enzo. Mirko, sì, salutiamo Mirko Antenucci, benvenuto al Bianco e Rosso TV Sport. Peraltro devi sapere che lo storico del Bari, che scrive i libri sulla storia del Bari da una vita, ha soltanto 92 anni, si chiama Gianni Antonucci, per cui insomma c'è una curiosa assonanza fra il tuo cognome e quello di Gianni Antonucci. Senti Mirko, volevo dirti, ti aspetto. Ciao, alla buonasera. Fine del girone d'andata in cifra doppia, alla fine del girone di andata in cifra doppia. E poi salutami anche l'organizzatore Marzulli, che ha saputo scegliere il premiato numero uno. Complimenti. Grazie mille davvero, grazie. Ti salutano anche Marcello Sansonetti, che fa parte della famiglia Bari col progetto New Generation. Sì, io l'ho incontrato primo giorno, ciao Mirko, ciao. Di quando è approdato a Bari, quindi ha dato lustro alla piazza, alla società. Lui è un bomber vero e che sicuramente si sta portando la squadra sulle spalle, se la sta caricando, perché dalle parole che ha detto e da quello che fa in campo e dalla responsabilità che si sente nei confronti dei compagni. Beh, ma ha detto che qualcuno sottolinea 5 gol, 4 su rigore, ma i rigori ho capito, bisogna saper dibattere, soprattutto l'ultimo minuto, come è accaduto in qualche occasione. Quindi, infatti, insomma, ma è un più segno di tutti di forza. Faccio i complimenti a lui per le parole che ha speso per i compagni, soprattutto quelli che non giocano in questo momento. Ti saluta anche Domenico Fracchiolla, che fino allo scorso anno era il direttore sportivo del Francavilla. Domenico.
Un saluto al Bomber e spero che ci regali questa promozione, perché in questo campionato difficile abbiamo bisogno dei suoi gol. In bocca al lupo per la stagione. Ti faccio una domanda. Buonasera a tutti. Grazie. Mirko, toglimi una curiosità, curiosità postuma. Ma quando quest'estate ti fotografavano a Polignano a mare, ma eri davvero in vacanza o era una marcia d'avvicinamento verso Bari? Adesso lo puoi dire, insomma, no? Se eri davvero in vacanza in Puglia, no, a Polignano? No, ero... Sì, ero davvero in vacanza, non c'era proprio nulla. Infatti mi scrivevano tanti tifosi del Bari, ma io in quel momento là ero ancora legato alla SPAL, non era rispettoso nei confronti comunque dei tifosi della SPAL risponde, infatti mi dispiaceva anche, però era davvero soltanto una vacanza, la scelta è venuta più là. Quanto ti ha intrigato leggere i messaggi in quel periodo dei tifosi del Bari, che insomma già ti consideravano un giocatore biancorosso e ti spingevano insomma a scendere di categoria pur di indossare la maglia del Bari? Mi ha fatto molto, molto piacere, devo dire. E sono stati degli attestati di stima importanti, perché poi alla fine i tifosi e la gente sono quelli che davvero ti danno affetto, e quindi sono rimasto sorpreso, anche mi ha fatto molto piacere. Senti, quanto è servita questa settimana di ulteriori allenamenti per avvicinarsi ulteriormente all'idea precisa di gioco che ha Vivarini? Perché insomma, non dimentichiamo, è arrivato in corsa, due partite in quattro giorni, praticamente ha fatto un lavoro psicologico con qualche accenno, la scorsa settimana ha lavorato pieno prima di Bari Cavese, immagino che questa settimana se la stia sfruttando completamente, perché il test è di quelli impegnativi, perché è inutile nasconderlo, è chiaro che non si decide un campionato con un big match come Bari Ternana, però dal punto di vista dell'ambiente, dell'umore, della piazza, dell'autostima della squadra, questa partita vale doppio, non so se sei d'accordo. Ma sicuramente quando cambia un mister hai bisogno di tempo per lavorare, e quello purtroppo non ce l'abbiamo. Abbiamo le settimane normali come ce l'hanno le altre squadre, solo che le altre squadre hanno da due mesi e mezzo lavorano con lo stesso mister, quindi dobbiamo essere il più bravi possibile a fare quello che vuole il mister, a cercare di provare le sue idee in campo. Qualcosa penso che già si sia vista come movimenti, come intensità da parte di tutta la squadra, e domenica ci aspetta un bel test. Sicuramente non è determinante come partita, ma è molto importante anche dal punto di vista morale per noi. Enzo, dobbiamo salutare Mirko. Dobbiamo salutarci. Ultima domanda, l'ultima da Gianni Antonucci. Gianni Antonucci vuole il gol dell'ex. L'uomo dell'ex. Lo ci spero, vuole lo il spero, gol del per forza, però senza perderli. Grazie a Mirko Antonucci, grazie, un abbraccio. A proposito, sai che ho mandato un amico mio a trovare tuo padre, che voi state in provincia, vicino a Termoli, è vero? Non lo so più niente. Sì, noi siamo... No, dove è in provincia, scusi? A lavorare, dice? Dove chi è che sta a Termoli? Il papà di Antonucci? Sì, no... Io sono nato lì, però no... A Termoli. Sì, ok. Sì, il papà di Antonucci. Di Antenucci, di Termoli, sì, lo sappiamo. È scritto anche sugli almanacchi. Sono originario di Rocca Vivara. Non del padre, lui. È certo. Grazie Mirko Antenucci, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie per la ciao. Disponibilità, grazie. Ciao, torniamo in studio. Insomma, anche in questo caso vediamo un giocatore dal volto abbastanza sereno e pulito, tutto sommato. Anche abbastanza molto carico. Volevo molto soltanto carico. Dire al buon Enzo che volevo sapere dal padre le caratteristiche non di giocatore, morali e umane di questo figliolo. Ecco, quello. Vabbè, che, papà parlano sempre bene. Che ci faccio? Non è vero. Prendiamo una telefonata intanto, pronto? Pronto, buonasera. Ciao. Sono Ennio da Foggia. Ciao, caro. Sì, senti, volevo dirti che secondo me, scusami se ti do del tu, comunque volevo dirti che secondo me domenica il Bari deve tentare la scalata alla vetta, perché è una partita troppo importante psicologicamente, e facevo la domanda, visto che comunque da esterno seguo, diciamo, saltuariamente, quale può essere il modulo migliore per battere questa Ternana in casa, insomma. Grazie per diciamo il tuo intervento. Il modulo 3-5-2 al momento ha prodotto, ricordiamo che 3-5-2 era diciamo l'ultimo modulo di Cornacchini, anche chiaramente c'è un'interpretazione un po' diversa del modulo, però è quello il modulo. Secondo voi azzarda il cambio di modulo, o un allenatore che fa comunque due vittorie ed un pareggio nelle prime tre partite
continua su quella scia? Allora, anche in considerazione, scusami, delle caratteristiche della Ternana, perché sì, sì. Bisogna considerare anche le caratteristiche della Ternana, di Gallo, ex giocatore del Brescia, ricordo. Sì. Diciamo che la Ternana, la partita è una partita importante e il mister, a prescindere dal modulo, questi numeri che dicono tanto ma alla fine non dicono nulla, se tu sei alto, se sei con i reparti vicini, che se fai la partita certo. D'attacco, come ha detto lo stesso Antonucci, se riesci ad essere propositivo e forte mentalmente, puoi giocare con 5-3-2, puoi giocare con il 4-3-3, alla fine è soltanto un modo di interpretare la gara. Sicuramente il mister non ha dato molto peso all'incontro, giustamente, perché lo sa che è un incontro importante, una partita importante, quindi sta lavorando sulla continuità. Io immagino che continuerà con il 5-3-2 proprio per affrontare il 3-5-2, però diciamo che sotto sta lavorando per un cambio di modulo, per valorizzare i ragazzi che in questo momento stanno fuori e che devono recuperare una condizione fisica ottimale. Considerate anche le caratteristiche dell'organico del Bari, qual è il modulo verso il quale va Vivarini, secondo te? Credo che in questo momento col 3-5-2 chiaramente tutti gli esterni offensivi sono un po' bruciati in questa fase, però io credo che il 3-5-2 è un modulo particolare. Io ho avuto l'esperienza degli allenatori che hanno fatto sempre il 3-5-2, è un modulo che in base comunque a come ti disponi, a come vai a prendere l'avversario, poi ti dà delle uscite un po' diverse, può anche tramutarsi in altri moduli. Secondo me è chiaro che se Vivarini si dovesse trovare bene con questo modulo, secondo me potrebbe dare anche continuità. Poi chiaramente a gennaio dovrà rifare un po' la squadra. È normale che la squadra è la partita per fare, visto tutti gli esterni, Dursi, Floriano, Neglia, Kupic, cambia modulo e utilizza più oppure esterni, da continuità e poi a gennaio a gennaio lo cambia. Però il 3-5-2 comunque ha tanti giocatori, il centrocampo ne ha tanti perché ci sono diversi che vanno fuori, comunque davanti Simeri, Antenucci, il tuo amico Folorunci, siamo curiosi di vedere Folorunci. Ma penso che vada in panchina domenica. C'è anche Ferrari davanti, secondo me il 3-5-2 questa squadra lo può fare. È chiaro che brucia dei giocatori e poi a gennaio si cambierà. Come spesso accade in questa trasmissione, un balzo dal presente e dal futuro al passato, un passato che ricorda un dualismo curioso nel Bari, perché io ricordo per la prima volta, da quando ho seguito poi da ragazzino il Bari, non avevo capito chi fosse il portiere titolare del Bari e chi fosse la riserva. Lo abbiamo contattato perché lui è stato un giocatore molto importante della Ternana, ma ha giocato anche a Bari, è stato portiere del Bari. Salutiamo Graziano De Luca. Buonasera De Luca. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Graziano. Graziano De Luca con Zazzera, Bruna e Baffoni. Immagino che qualcosa sia cambiato nello stesso tempo. No, senti, a proposito di cambiare, io mi sono fatto mandare da Graziano la foto di oggi. Fantastico, vediamo. Qua la vediamo. Vediamo com'è la foto di oggi. Eccolo qua. Però devo dire, faremo sempre così con qualcuno. È una che noi portiamo della vittoria. C'è il della vittoria dietro. Sì, il della vittoria. Quella è la foto della vittoria, Sì, quella è una foto, volevo fare quella foto vicino proprio. Fatti vedere come eri quando eri a Bari. Vediamo il regista, il nostro regista, dai. Eccolo qua. Però diciamo, porta bene i suoi anni, perché. Beh, così dobbiamo fare le trasmissioni. È stato noi. Gli anni così. 70 un portiere della stessa. Così. Va bene. Era un pochettino più giovane. Gente, questo vuol sapere, i miei nipoti vogliono sapere questo. Che portiere è stato De Luca, Gianni, prima che parli il diretto interessato? Che caratteristiche aveva De Luca? Beh, insomma, è stato un portiere che a me mi ha fatto divertire, perché una volta andammo a giocare con il campo della Sampdoria, perdemmo 4 gol, 2 rifici, Chiodi si chiamava, Chiodi. Il centravanti. E dico, Graziano, andai negli spogliatoi, allora si andava negli spogliatoi, si trovavano i giocatori nudi e si faceva l'intervista. Altro che oggi bisogna aspettare. Che è successo? Non ho dormito tutta la notte, che tenevo mal di dente, non ho detto niente a nessuno, ma durante la partita mi facevo male il dente. Perché ho 4 gol. Conferma De Luca? Sì, confermo, stavo veramente male questa domenica. Però con il fatto che c'era questo dualismo, si cercava. Te la ricordi quella partita? Sì, stai dicendo. Me la ricordo. Però voleva tenersi stretta la maglia da titolare, insomma, mi sembra di capire. Si cercava in tutti i modi di tenerla stretta la maglia da titolare, non come adesso che magari un pochettino meno, però ci tenevamo un po' di più a tenerla stretta. Ma come si condivide una porta con un collega? Perché, ripeto,
De Luca o Venturelli? De Luca o Venturelli? No, come si vive una situazione del genere quando il portiere ha bisogno invece più o meno della certezza di giocare sempre? Ma senti, dipende soprattutto dal rapporto che hai col tuo collega. E com'era il tuo rapporto con De Luca? Era abbastanza buono, era un rapporto da due ragazzi giovani che erano arrivati in una città importante, con un calcio importante, cercavano di mettersi in mostra, quindi professionalità buona e nessuno si faceva la guerra, ecco. Ho visto che giocava, ecco. Ho visto che è originario di una delle città che mi ha visto tra le più belle d'Italia, cioè Orvieto, è una città bellissima, meravigliosa, insomma, e sono stato due giorni per il Giro d'Italia tanti anni fa, è una città che non conoscevo, sono rimasto veramente a bocca aperta perché sono orgoglioso onestamente. È una città bellissima, bellissima. Terrana e Bari, insomma, che partita immagine, insomma, non so se dà un'occhiata a queste due squadre, se dà un... Io do un'occhiata a queste due squadre, praticamente do un'occhiata un po' a tutte le squadre a cui sono stato, dove ho militato, perché bene o male mi sono rimaste un po' tutte un pezzo nel cuore. E quindi per me vederle poi precipitare prima in brutte acque, come il Bari che ha avuto questa disavventura e la Ternana l'anno scorso si è salvata per miracolo, e adesso rivederle un po' protagonista per me era, insomma, una bella gioia. Una bella gioia, insomma, speriamo che sia una bellissima partita, perché comunque ci riporta ai tempi della Serie B, perché Bari Ternana, l'ha detto anche Gian Antonucci. Io ti devo dire anche una cosa in più. Vai. Io mi ricordo nel 71-72, quando debuttai in Serie B con la Ternana, la terza partita che io giocai, che avevo 18 anni, la giocai allo Stadio della Vittoria. Ok. E si perse 3-1, mi ricordo, c'era Canè, Fara, tutta questa gente qua, quindi era una partita importante, noi eravamo capolisti e il Bari ci castigò. E quindi allora, chissà che non sia un precedente di buon auspicio. No, io vidi quello stadio e dissi, ma chissà che se qua che ci potrò calcare un pochettino i piedi su questo stadio. E poi è venuto questo. Le piacque subito quello stadio così pieno di gente? Soprattutto il tifo era una cosa... bella. Anche se devo dire che io ricordo anche straordinario, ora magari sarà un po' meno, però ricordo che quando si giocava a Liberati di Terni c'era una muraglia umana, mi ricordo che era Terni tra pieni di calcio, il calcio è sentito tantissimo. Io onestamente sono ternano perché io sono nato a Orvieto, quindi la mia ambizione da bambino era quella proprio di calcare lo stadio della Ternana e per me era un sogno. E poi è avvenuto, poi sono venuti tanti altri, però diciamo il principale sogno era quello per un bambino che viveva nella provincia di Terni, ecco. È così, è normale, le radici sono normale. Radici. Grazie a Graziano De Luca, un abbraccio forte, grazie per la sua disponibilità. No, Graziano, poi ti mando il DVD. Perfetto, bella questa idea di far vedere come oggi il... Si tratta di starci dietro, perché non tutti sono disponibili a mandartelo via, come si chiama, email? Email, WhatsApp, ce l'hai WhatsApp? Email si chiama. Ma ce l'hai WhatsApp, Gianni? C'è WhatsApp. E Facebook? Stai su Facebook? Fai il libro. Va bene. È un istrione, ma lui lo sa come funziona. Sì. Per me ha il profilo Facebook. Andiamo da Tiziano Tridente, ancora dai premi Xen. Tiziano. Sì, Enzo, sono con il padrone di casa, con Mimmo Marzullo, presidente Xen Puglia, un premio giunto alla 23ª edizione, con quanta soddisfazione da parte sua? Tanta soddisfazione, tanta gioia immensa per questo 23esimo premio Xen e mi auguro che possa durare finché vita mi dà, mi dà vita, non la morte. Quindi questo è un premio che ormai va per la sua strada. Tutto questo poi passerà, come già passato, con mio figlio Massimo. Stasera tanti ospiti, c'è uno a cui è particolarmente legato, che ha ospitato con più gioia rispetto agli altri. Allora, devo dire la realtà, io ho ospitato una carissima amica segretaria nazionale Xen, Anna Rita Minenghini, conosco da 42 anni, gli anni che io sono nell'ente, e lei oggi è qui presente con noi, a prescindere da tutti gli ospiti che sono sempre graditi ospiti, ma Anna Rita per me è stato veramente una gioia averla qui stasera.
In Puglia il Centro Educativo Sportivo Nazionale vanta 1500 società iscritte. Qual è il loro stato di salute? Qual è in generale lo stato di salute di queste società? Allora, se andiamo ad analizzare, noi analizziamo, non è che lo dice Mimmo Marzullo, attenzione, lo dice l'Ocsen sito CONI. Se andiamo sul sito CONI andiamo a guardare chi è in Puglia l'ente primo in Puglia. In tutte le 6 province siamo i primi, tant'è vero che il CONI ci ha riconosciuto in Puglia 58 punti, 2 in meno ai 60 il massimo per Foggia. Cosa vuole adesso nella pentola dell'Ocsen Puglia? Io ormai ho dato tanto in cosa bolle in per quello che mi riguarda, ho già avuto tanto, ho dato tanto soddisfazione, voglio che tutti quanti noi dobbiamo guardare lo sport, perché lo sport non è agonismo, noi facciamo attività promozionale, questo che io voglio dire a qualcuno in giro, noi facciamo la promozione sportiva, perché i campioni li mandiamo alle federazioni se sono, per andare poi ai giochi olimpici se sono all'altezza di chi li fa, però io in Puglia fino ad oggi non stiamo vedendo ancora movimento, noi facciamo la promozione, noi promuoviamo, dobbiamo promuovere lo sport dai piccoli anche agli 60 anni, 80 anni. Lo sport come valore sociale. Sport deve essere per bravo. Valorizzare lo sport per tutti, solo questo che noi vogliamo. Lo sport è di tutti e deve essere per tutti. Non abbiamo altro, non c'è altra alternativa. Che ognuno si assume le sue, i suoi compiti, i suoi impegni. Grazie, grazie. Ringraziamo il presidente Marzullo, lasciamo la manifestazione. Enzo, ci sentiamo fra poco con la presidente della Pink Bari, Alessandra Signorile. A te. Grazie, una viola auricolare. Comunque salutiamo Mimmo Marzullo, che peraltro è un grande tifoso del Bari. Allora, io chiedo intanto a Michele Carofiglio, che è su in regia, di preparare il filmato postato sul sito del Bari che rappresenta il progetto Generation, giusto? Sì, hanno postato un video di un meeting dove il presidente Luigi De Laurentiis ha battezzato proprio tutte le 22 società affiliate. Eccolo. Eccolo, questo è il video? Sì, sì, perfetto. Okay. Questo qui. E quindi proprio per la testimonianza di quanto sia importante per lui questo progetto, ci crede tantissimo, l'ha manifestato ai responsabili delle società affiliate, ha chiesto di contro il massimo impegno nell'etica e nella cultura sportiva, questo come primo obiettivo. Il progetto Generation è rivolto alle società del territorio, di scuole calcio, di puro settore giovanile, al fine di trasferiamo loro il nostro know-how in ambito tecnico ed organizzativo, al fine di elevare gli standard qualitativi delle stesse. E quindi ci riuniamo 22 da Ostuni a Canosa, diciamo quindi quelle più lunghe. Il Bari torna a essere veramente collante, sì, non solo della provincia di Bari ma anche di altri centri della Puglia. Assolutamente sì, noi ci riuniamo, organizziamo questi meeting mensili, ecco qui ci stiamo vedendo, lo facciamo sia in aula, in sala conferenze, che sul campo, dove appunto condividiamo la programmazione didattica e non solo, anche clinic specifici sull'alimentazione, sulla psicologia sportiva, sulla comunicazione, a tutto tondo. Chiaramente poi la presenza dei nostri tecnici nelle sedi delle società affiliate fanno sì che questo programma venga condiviso, ma soprattutto si nota poi il talento che si spera poi di indirizzare verso le squadre del nostro settore giovanile. Perfetto, perfetto. Allora andiamo in pausa pubblicitaria, abbiamo ancora uno spicchio di Biancherosso TV Sport quasi interamente dedicato alla storia. Anche le lettere abbiamo. Chi lo sente? Pubblicità. Moda è presente a Modugno e presso il parco commerciale Barimax. 12 ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante.
Per tradizione è il colore del sole. Forte classico pane di semola. In confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi! E per quanto vuoi! Per un giorno, per una settimana, per un mese! La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra. Concessionaria dei marchi Takeuchi, 10, Mosa, Compeir, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più! Vieni a trovarci a Modugno Bari oppure contattaci allo 080 537 5521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. Overtech rivoluziona la verniciatura industriale di manufatti metallici per aziende e privati, con l'affidabilità e la durabilità delle polveri termoindurenti. Con Overtech nessun limite di dimensione ai vostri elementi, garantendo la massima qualità nel minor tempo di esecuzione. Overtech, strada statale 96, chilometro 119,7 in Modugno. Telefono 080 50 61 920. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid. A 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari. Concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BART. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. T-Cross, tua da 17.900 euro. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Eccoci insieme con Biancherosso TV Sport, con Marcello Sansonetti, con Domenico Fracchiolla, ma questo è il momento di Gianni Antonucci, perché adesso è il momento di dire quello che è successo fra Bari e Ternana. Vai, andiamo. Va bene, allora andiamo avanti. Allora, Bari e Ternana, cominciamo con i precedenti. Li abbiamo già fatti. Esattamente, i precedenti sono 21, 19 in Serie B, 1 in Serie C e le altre in prima divisione. 13 vittorie del Bari, 4 pareggi, 4 sconfitte del Bari. Questa è, ecco, la prima partita, guarda la Gazzetta come titolava. Unione Sportiva Bari contro Terni 2-1, e questa è la formazione del 1927, questa è una rarità, questa andrà nei musei questa fotografia. Andiamo avanti, uno spettacolo a Bari, il Bari batte la Ternana come dicevo prima 1-0 e fu un grande Mancini in porta che praticamente neutralizzò ogni azione della Ternana, che vinse però il campionato. Poi andiamo avanti, questa è la partita Bari-Perugia 0-0,
questo è il gol, attenzione, non aspetta, questo è il gol. Ora, ma questo è il gol invece di proprio con, di quella partita con la Ternana, che il buon Casarsa girata, si girò con la testa e fece il gol. Questo è un gol anche storico. Andiamo avanti. Poi andiamo, questo è uno 0-0 fatto allo stadio della Vittoria. Ma guarda quanto salta il portiere. E qui stava in porta al coso, in porta alla Ternana. C'era De Luca. A lui era. Okay. Là poi lo prendemmo. Poi andiamo avanti. Bari Ternana 2-1, queste sono più recenti, sono. È quel 15. A proposito. E non mi avete fatto vedere la partita della Latina. È prima di c'è questa. La Latina? La Latina Ratti? La Latina, la famosa... un giocatore della Ternana, Ratti, vediamo. Ratti fu colpito da una lattina di birra. Eccola qua, guarda. Eccolo qua, la lattina di birra. Questa fece la sceneggiata, sul braccio gli cadde una lattina e disse che non poteva più continuare. Ci fu una guerra negli spogliatoi per i dirigenti del Bar e quelli della Ternana, perché non volevano farlo visitare. Lo portarono al CTO, lo portarono al Policlinico, non ci volle far fare la radiografia, però avevamo la partita persa 0-2 in casa. Eppure l'avevamo vinta con un... Ecco, vedi, questa è la scena che si accasciò a terra, di là gli lasciarono una cosa di lattina, cioè di cosa di bibita, la bibita, la Coca-Cola, ecco, e lui fece, e queste sono immagini importanti, storiche, perché è stata l'unica partita di Serie C fra Bari e Ternana, domani o domenica è la seconda in senso, ecco, però vinciamo il campionato. Allora, esatto, sì. Vinciamo il campionato allora. E però c'è un fatto che praticamente quella Ternana allora furono così severi nei nostri confronti, perché non c'era bisogno, la partita l'avevamo vinta, mancavano un quarto d'ora alla fine, vincevamo 1-0, aveva segnato Messina, poi tra l'altro Messina l'avevano fatto anche indispettire e poi espulso pure dall'arbitro. Ecco, questa è la formazione. Che formazione? Vediamo se la leggi bene. Cavasin, Guastella, Cuccovillo, Loseto, Detrizio, Acerbi, Sola, Messina, Lopez, De Tomasi. Vedi, stanno i due che sono stati premiati oggi dalla CNEL. Andiamo avanti? Vabbè, può bastare? No, io devo andare, ci sono tutte le altre, fino a C6. Oh, questa è dell'anno scorso, C6. Torniamo a quelle più recenti, torniamo. Se le hanno riprese. Questo, Bari vola, 2-0, com'è? 2-1. 2-1, ok. Poi? Bari Ternana 1-2, sconfitta in casa, primo tempo 1-0 per il Bari. Questo è qua che stava già quello là, il nostro ex. Stava Bari Ternana 2-0, sì, ok, 27 poi, agosto. Poi Bari Ternana 2-0. Questo è un altro episodio. Praticamente nella storia del Bari, il gol di Junco alla Ternana dopo 32 secondi è stato uno dei gol più veloci in Serie B. Il gol più veloce del Bari in Serie B, Junco alla Ternana. Antimo Junco. Speriamo che lo faccia l'ex domenica. Lo strapotere di Cissé. Questo è Cissé che praticamente diventò un idolo. Perché contro la Ternana, guarda caso, ci sono dei giocatori del Bari che hanno segnato una doppietta. Tovaglieri, Galano, Cissé e anche Puskas. Puskas 2 o 3 anni fa, 4 anni fa, il Bari dei... Ecco, e questo che cos'è? È un'altra partita, vabbè, è sballato. Vabbè, qualcosa è sfalzato. Vabbè, è andata bene, abbiamo detto tutto. La posta, almeno uno me la dovete fare. Aspetta, ora veniamo con la posta, però torniamo da Tiziano Tridente. Rapidamente, Tiziano, una domanda al presidente Pink, Alessandra Signorile. Sì, Enzo, perché il weekend del calcio barese non propone soltanto Bari Ternana, ma anche un altro importante appuntamento domani all'Antonucci di Bitetto, Bari. Pink Bari e la Sverona. Presidente, dobbiamo vincere, dobbiamo portare a casa la prima vittoria stagionale. Diciamo che, voglio dire, siamo partite bene con i due pareggi, di conseguenza siamo fiduciose, il Verona è una buona squadra,
ha fermato l'Inter con un pareggio, nonostante tutti dicono che forse l'Inter meritava di vincere. Speriamo che questa volta siano meno fortunati e speriamo che Carp, che questa sera è qui per il premio, riesca a far bene il suo dovere. Lei è arrivata come capocannoniere della Romania, per cui ha fatto bene nelle prime due partite, non c'è due senza tre. Diceva prima due pareggi, vi sentite un po' di aver raccolto meno di quanto seminato, due pareggi arrivati in rimonta, eravate in vantaggio? Forse col Sassuolo ci poteva anche stare, col Tavagnacco onestamente il pareggio che hanno raggiunto loro al 91esimo no, è stata un po' come sempre, diciamo, proprio la sfiga degli ultimi minuti per il Bari femminile, non ci portano bene i tempi di recupero e anche quest'anno l'hanno dimostrato, no, meritavamo sicuramente a Tavagnacco di portare a casa tre punti. Qualche settimana fa siete state ospiti del presidente De Laurentiis in Bari Monopoli, lei non c'era però avrà visto qualche partita del Bari, che impressione ha avuto? Io ho sempre detto, anche prima di cambiare l'allenatore, credo che il Bari abbia fatto una buona squadra, il presidente ha fatto sicuramente una buona squadra con degli ottimi elementi. Bisogna avere un po' di pazienza, capisco che la piazza, la pazienza l'ha già sprecata negli anni passati, però credo che adesso con l'arrivo anche del nuovo allenatore ci siano, come dire, tutte le possibilità per far bene e per arrivare al più presto in questa Serie B che tanto agoniamo. Grazie Presidente, ringraziamo la Presidente della Pink Bari Alessandra Signorile, a te Enzo. Grazie anche a te Tiziano per i collegamenti della premiazione Xen. Gianni, velocemente perché siamo già fuori tempo massimo, una lettera. No, una o due? Una. Scegli la lettera. Allora, diciamo che dalla signora Anna Rita Pallone, dice: visto che Marfella è imbattuto da due turni, vorrei sapere quali sono i portieri che nel Bari hanno deluso più di tutti. Sapperi, vediamo, per me sono questi due. Mantovani, che praticamente fece proprio il paperone, il caso di dire, le papere che fece volutamente perché voleva andare via da Bari, mentre l'altro è stato Tarabocca, che praticamente aveva ottenuto il più grande risultato calcistico, 1781 minuti di imbattibilità nel Lecce. Eppure a Bari fece uno schifo che usciva a farfalle, tant'è vero che dopo tre partite lo mandammo via. Insomma, senza mezzi termini, vabbè. Ora, bella questa... Speriamo invece che le cose continuino bene, visto che la signora aveva detto e ha scritto, visto che Marfella non prende gol da due domeniche, chi è che è stato il peggiore? Questi due per me. Hai detto tutto. Va bene. Allora, ciao, io ringrazio i miei ospiti. Un buon proseguimento con il progetto Generation, il cui responsabile Marcello Sansonetti. Grazie. Tu vedi Bari Ternana o? No, sono fuori. Sei fuori? Non fare un giro a vedere partite nel Lazio. Ah, nel Lazio. Mi fermo lì per fare alcune cose di lavoro. Grazie a Domenico Fracchiolla. Grazie a voi. Grazie al professor Gianni Antonucci. Io ricordo che domenica saremo ovviamente in diretta dallo stadio San Nicola, dalla nostra postazione nei pressi della tribuna d'onore, per raccontarvi Bari Ternana, primi collegamenti alle 17, ma poi seguiremo la partita e un ricco post partita. Grazie a tutti voi, buon proseguimento di serata, ciao! Got a feeling, ooh, ooh, that tonight.